Scrivi questo, Bala Sulam. Ogni persona ha una scintilla. Noi la chiamiamo il punto del cuore, che pretende, richiede questa unione col Boré. E quando la scintilla si sveglia, lui sveglia nell'uomo un anelito di conoscere questo Boré. E sì, si trova qualcuno che sveglia nell'uomo un pochino di soddisfazione verso quella domanda molto interiore sua, allora quell'uomo accetterà a tutto. Tutto il nostro problema deriva dal fatto che noi dobbiamo comprendere che ci occupiamo con voi, una saggezza che può aprire a noi le parti più interiori, che noi da noi stessi non vogliamo aprire queste parti, perché noi non pensiamo che si trovi la risposta lì, che esista la risposta. La domanda sull'esistenza nostra, per quale ragione, qual è il significato della mia vita, da dove arrivano, per cosa servono, a dove mi portano questi affari della vita. Continuamente noi spingiamo in forma inconscia questa domanda e non vogliamo scoprire veramente la risposta, perché questo ci fa del male, che non c'è risposta. Allora, se Zoe Kabbalah dice no, non scoprirete subito, questo darà soltanto del dolore, però piano piano, quando voi iniziate a studiare, e specialmente in un gruppo, e specialmente per attirare la luce riparatrice, la luce circondante, allora voi non avrete paura di aprire le domande più difficili della vita. Per quale ragione io vivo? Qual è il significato di questa vita? Da dove arrivano questi guai, problemi? Per quale ragione vorrei mi fa così? Eccetera. Domande senza limiti, senza farli offuscare e senza confonderli, chiare, domande chiare, e ricevere su queste domande delle risposte. La risposta può essere soltanto un'unica cosa, che io ricevo il mondo superiore, io vivo in esso, io da me stesso trovo tutte le risposte nel fatto che io mi trovo in questa realtà superiore.